siamo nella loggia dei Lanzi, loggia dell'Orcagna, che è più giusto. Siamo qui per notare una cosa diversa oggi. Bene, dobbiamo guardare precisamente su questo fregio, questo cornicione che c'è nella loggia e che noi dobbiamo esaminare da vicino, perché normalmente sfugge all'osservazione, perché sono tante le statue, le cose belle, insomma, qui nella loggia, che a un certo punto tende a sfuggire. Bene, allora, in questo cornicione, sotto il cornicione ci sono delle testine di leone e sono una quantità notevole, devo dire. Per l'esattezza sono 160 testine di leone, piccole, e hanno tutte un gancio in bocca. Perché questo gancio? Questi ganci, che ancora sono presenti, servivano per attaccare gli arazzi. Infatti c'erano anche dei ganci sotto, che ora non ci sono più, capovolti. Questi sono ganci a L, e qui veniva attaccato l'arazzo e poi veniva bloccato in basso per evitare che il vento ovviamente lo facesse sbattere. E questo avveniva appunto nelle grandi celebrazioni, quando qui a Firenze appunto c'era nella loggia una festività o qualcosa, una ricorrenza oppure una visita importante, e allora si attaccavano questi arazzi. Ma oggi siamo qui perché queste 160 testine di leone improvvisamente cambiano a un certo punto in una zona che ora andiamo a vedere. Bene, in questa parte della loggia c'è una cosa strana, e in pratica anche questo è un piccolo segreto, cioè in pratica tutte le testine di leone improvvisamente sono intervallate da delle testine umane invece, come si può vedere, una, due, e poi ce n'è una terza che è qui. Uno è una donna, uno è un uomo e uno è un bambino. Ora, qual è il significato di queste? Perché ci sono queste testine? Sono state scolpite in origine da chi ha fatto questo lavoro minuzioso per rappresentare magari la propria famiglia? Oppure, quando la loggia era il luogo di guardia dei Lanzichenecchi, appunto, sarà stato un lanzo che, avendo nostalgia della propria famiglia in Germania, ha voluto scolpire e trasformare queste testine di leone in testine invece umane, ricordando la propria famiglia, la propria moglie e il proprio figlio? Questo non lo sappiamo. Certo è che sono le uniche su 160 diverse dalle altre.